Grazie, il mio grazie è sentito e commosso per il premio assolutamente di beneficenza data in attesa, quindi il grazie personale al signor Sindaco, a tutta la Giunta Comunale, però permettetemi anche di ringraziare le istituzioni che sono rappresentate e senza le quali tutto questo percorso di innovazione, di cura della persona, istituzionalizzando poi un reparto come la Breast Unit non sarebbe stato possibile. Il mio ringraziamento però va anche a tutte le figure professionali che mi hanno accompagnato dall'inizio, qui c'è il professor Dionigi che non potevamo non citare, visto che ho iniziato la mia attività e il mio amore probabilmente grazie a un maestro come lui, e tutti coloro che comunque hanno poi supportato, mi hanno supportato dal punto di vista clinico, dal punto di vista universitario, dal punto di vista scientifico. Un ringraziamento va a tutti coloro che lavorano in Breast Unit, a tutto il personale, i miei collaboratori, quindi il personale medico, al personale infermieristico che sono colonna portante, a tutti gli specialisti che trasversalmente collaborano in Breast Unit e al magnifico mondo dei volontari. Poi permettetemi però un ringraziamento alla mia famiglia, alla mamma anche se non ce l'ho più purtroppo, ma mi ha supportato per tanti anni, a mio papà Enrico, a mio marito Fabio e a mio figlio Tommaso, per cui chiedo di avere... Grazie alle pazienti. Io ricordo molto bene una frase che la dottoressa Beretta in sede di istituto di laurea dice ai nuovi medici, dice da ora in poi avete un nuovo professore che è il paziente. Io credo che la forza anche di questa mattina, che sto controllando molto bene l'emozione, sia perché mi sento supportata da un esercito di donne. E quindi è un aiuto reciproco. Io credo molto in quello che è già stato detto precedentemente, non cura solo il bisturi e nonostante faccia il chirurgo non voglio sminuire l'azione né chirurgica né delle terapie che devono essere rigorose, scientifiche e clinicamente corrette per consentire una cura oncologicamente radicale. Ma io credo che non curi solo il bisturi, ci sia qualcosa che vada oltre. Al momento in cui fai la diagnosi di una neoplasia della mammella, stai dando una diagnosi che è un trauma, che traumatizza la donna che non vede il domani, che non vede oltre, che non vede neanche qualche ora dopo, perché tutto viene messo in dubbio. Viene messo in dubbio la propria vita, la qualità della propria vita, la propria famiglia, il proprio lavoro, tutto ciò che la circonda. Quindi è importantissimo e da questo punto di vista siamo stati molto fortunati perché negli ultimi anni i progressi scientifici che sono stati fatti nella cura del tumore della mammella sono stati enormi, non solo chirurgici ma direi soprattutto farmacologici con l'introduzione di nuovi farmaci. Quindi questo ci dà molta speranza dal punto di vista della cura oncologica. Ma curare una malattia non è la stessa cosa che prendersi cura di una paziente. Prendersi cura di una persona vuol dire considerarla a 360 gradi, vuol dire non farla sentire sola. È sicuramente molto più faticoso, ma è anche il bello del nostro lavoro. E io quindi sono convinta che tutti insieme, istituzioni, ospedali, università, pazienti, associazioni di volontari possano sicuramente, possiamo tutti insieme combattere questa malattia e perché no, cercare di raggiungere sempre e comunque la vittoria. Grazie.